Vedo la santità del cupolone. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi finalmente Flying Bear Ghost 6. L'aspettavo da tanto tempo, finalmente è arrivato, ho fatto già una stampa per vedere come funziona, ragazzi, è meravigliosa. Ovviamente quelle di oggi saranno le prime impressioni, ma vi parlerò comunque della stampante e ve la descriverò, poi nei giorni successivi farò altre prove e vi aggiornerò sia su Telegram, su Instagram, insomma, seguitemi anche sui social perché metterò tutti i vari aggiornamenti e poi farò anche un nuovo video apposito con i vari progressi e le varie stampe per potervene parlare ancora meglio. Ma guardiamo le caratteristiche principali. Allora, è una vera e propria core XY, cosa che mancava alle altre stampanti. Inoltre è Direct Drive e ha la possibilità di essere coperta, quindi ci consente di stampare tutti quei filamenti che hanno bisogno di una temperatura costante. Si può aprire e chiudere questo sportellino in plexiglass nella parte frontale che ci permette di vedere l'interno e tra l'altro ha anche dei LED nella parte interna che illuminano la zona di lavoro. Quindi guardiamo com'è fatta, guardiamo quali sono le sue caratteristiche, guardiamo il pezzo che ho stampato, ma prima devo dirvi il prezzo. Attualmente, mentre sto registrando, costa circa €350 sul sito del venditore. Poi ci sono altre selezioni da poter fare, quindi potete comprarla, per esempio associata a dei filamenti, eccetera. Là i prezzi vanno cambiando e spero di ottenere anche un codice di sconto. Ma guardiamola per bene, vediamo appunto il video dell'unboxing, del montaggio. Facilissimo, ve lo faccio vedere proprio perché, ragazzi, si avvitano due viti alla stampante è già pronta e poi si incastra questa parte superiore dell'hotend. Insomma, ne vale davvero la pena, quindi guardiamola. Quindi, unboxing, apriamo la scatola, togliamo tutto quello che troviamo all'interno, le varie protezioni, sia gli angoli per proteggere il tutto, la cupola che serve a mantenere la temperatura costante, questo è un foglio con delle certificazioni, scritto tutto in cinese, e poi all'interno, ben protetto, troviamo la nostra stampante, tutta protetta. Per poterla aprire ho dovuto tagliare completamente il foam. Quindi la estraggo. Allora, all'interno innanzitutto troviamo ancora accessori, quindi togliamo tutte le varie protezioni che ci permettono di muovere gli assi. E questa è la bobina, e queste invece sono i vari accessori per poter rimuovere pezzi, ancora componenti tra cui sensori di filamento, eccetera, cablaggio, reggibobina ed infine l'estrusore che va messo sulla parte alta perché è una direct drive. Manuale di istruzioni e poi il vetrino protettivo. Quindi installiamolo subito, togliamo la pellicola protettiva, per poterlo collegare, quindi per poterlo fissare bisogna prima mettere una manopolina, dopodiché avvitare semplicemente quattro viti, due in alto e due in basso e lo sportellino è già pronto, trasparente e brillante, ottimo materiale, si vede che la qualità è anche nei componenti meno importanti. Adesso montiamo il reggibobina, basta avvitarlo alla parte interna e dopodiché mettiamo il sensore di fine filamento, che va avvitato dall'interno verso l'esterno e nello spazietto che vedete in basso poi si deve far passare il collegamento elettrico. Questo è il tubicino, non è Bowden, però il tubicino deve arrivare fino alla parte alta perché il filamento, quindi la bobina, va messa lateralmente. Quindi continuiamo ad avvitare la parte che riguarda l'estrusione. Ok, si muove tutto fluidamente, quindi siamo pronti per fare le prime stampe. Mettiamo direttamente alcune fascette, fissiamo per bene tutto il cablaggio, colleghiamo quindi anche lo spinotto nell'estrusore e adesso accendiamola. Ok, si accende il display, togliamo anche la protezione, guardiamo velocemente alcuni comandi, mandiamola in home e facciamo pure una prova ad accendere e spegnere i LED. Funzionano perfettamente e allora avviamo la prima stampa. Sto stampando direttamente un file che ho trovato all'interno della SD. Sinceramente non sapevo di cosa si trattasse, poi ho fatto una traduzione del nome del file ed è una protezione per il display, però non ho capito effettivamente come va montato. Ma godiamoci questa stampa. Guardiamo la stampante in movimento. E mentre la stampante lavora, noi osserviamo pure i componenti. Allora, possiamo vedere che ha queste guide che gli permettono di avere dei movimenti molto fluidi e precisi. È una core XY, quindi tutti i movimenti sono comandati da entrambi i motori e il piatto di stampa è in vetro microforato, che offre un'ottima adesione. Ma quello che mi è piaciuto particolarmente è il fatto che abbia questi LED incorporati, quindi possiamo stampare con la luce dell'ambiente spenta e possiamo continuare a controllare la nostra stampa osservando i pezzi, anche con un risparmio energetico, ma avendo anche quel tocco di design in più. Ma continuiamo a parlare di cose che ci interessano davvero. Guardate il primo layer, ragazzi, è venuto benissimo ed è quello che osservo spesso quando uso una stampante per la prima volta.
Questo invece è il tubicino che convoglia poi il filamento fino alla parte superiore dello stand. Guardate alcune riprese dettagliate, sia per quanto riguarda ovviamente il risultato della stampa che per quanto riguarda alcuni componenti della stessa stampante. Possiamo vedere i movimenti delle cinghie, che sono comandate, come vi dicevo poco fa, da entrambi i motori, essendo una core XY. Adesso guardiamo anche il display. Allora, abbiamo diverse informazioni da questo display a colori, tra cui la temperatura sia dell'hotend che del piatto di stampa, e poi possiamo vedere pure il processo in percentuale e tante altre informazioni. Ma ormai la stampa è praticamente finita, quindi proviamo a staccarla, vediamo se si stacca facilmente oppure no. Quindi sposto lo stand da questa parte, solleviamo un poco l'asse Z, guardate quanto sia silenziosa. Ok, adesso proviamo a vedere se il pezzo si stacca con facilità. È già da qualche ora che il piatto si è raffreddato, quindi in teoria, anche se c'è questo brim, dovremmo riuscire a staccarla facilmente. Vediamo se è vero. Ok, il brim sicuramente non aiuta, però ok, si è staccato senza utilizzo di palettine, quindi semplicemente tirandolo con le mani. Con molta facilità abbiamo il nostro pezzo fra le mani. Questo è un filamento lucido, quindi si riflettono per bene tutti i vari micro difettini, e devo dire effettivamente non è riuscito assolutamente male. Ovviamente poi vanno fatte tutte le regolazioni nei vari file, devo riuscire a capire dove si posiziona, quindi come si utilizza questo strano oggetto. Comunque vabbè, queste sono piccolezze, il file mi piace, è riuscito bene. Purtroppo questo filamento, come anche con altre stampanti che stampano benissimo, presenta questi micro difetti che non ho stampato con questa stampante, e anche questo presenta le stesse caratteristiche. Il pezzo è riuscito perfettamente, ottimo per quanto riguarda soprattutto al tatto, non si sente assolutamente questa irregolarità che con il riflesso della luce sembra eccessivo. In realtà il pezzo è liscissimo. Comunque poi cercherò di capire come montarlo. Nelle riprese fatte durante la fase di stampa ho ripreso più volte il primo layer, ed è una cosa che faccio ogni volta che recensisco una stampante, perché il primo layer ci fa capire come lavora, ci fa capire l'adesione al piatto. Primo layer stupendo, poi ovviamente se riesce il primo layer riesce bene anche il resto, se la stampante non ha problemi. Guardiamo adesso le riprese della stampante, guardiamo tutte le caratteristiche, diamo un'occhiata anche al display e valutiamola, insomma vediamo quali sono le novità rispetto ai modelli precedenti. Parliamo però dell'hotend. Allora, come vedete abbiamo due pezzi. Questo è l'estrusore che va montato successivamente con due viti, una a destra ed una a sinistra, dopodiché è pronta per essere utilizzata. Il filamento si inserisce da questa parte, cioè questo tubicino, non è una stampante Bowden, è una stampante direct drive, però ha questo tubicino che porta il filamento dalla bobina fino all'hotend. Qua abbiamo il sensore di fine filamento, reggibobina che si può montare e smontare con moltissima facilità. Il piatto come sempre ha queste due guide cilindriche, questa è la vite senza fine dell'asse Z, e abbiamo i sensori di fine corsa. Questo è il sensore di fine corsa per l'asse Z, con questa vite che va regolata per poter decidere l'altezza dell'asse Z, e da questa parte abbiamo il sensore di fine corsa invece per l'asse Y. Per quanto riguarda invece l'asse X, abbiamo un sensore di fine corsa di tipo ottico, e queste sono le due cinghie che comandano il movimento core XY. Quindi muovendola, come vedete abbiamo entrambi i motori che si muovono ed entrambe le cinghie che fanno spostare il tutto, quindi un vero e proprio core XY. Da questa parte abbiamo il display, l'ingresso della presa USB, e questo invece è l'ingresso della micro SD, e tra l'altro viene dato in dotazione anche un pennino per poter dare tutti i comandi nel modo corretto, quindi andare a premere con precisione, perché può succedere per esempio in alcuni comandi che anziché avere questa freccetta qua in basso abbiamo la freccetta in alto, quindi riuscire a premerla con il dito a volte risulta un pochettino difficile. Invece col pennino riusciamo a essere molto più precisi. L'unico comando che è posizionato nella parte posteriore, che potrebbe dare un po' di fastidio, è il tasto di accensione e spegnimento, che è posizionato nell'angolo posteriore a destra, e quindi se la stampante per esempio è incassata su una mensola in modo che non ci si possa arrivare, potrebbe dare fastidio, questo sì è vero. Poi tra le varie funzioni abbiamo anche questo tasto di emergenza, ovviamente come sempre tutti i comandi presenti in tutte le Flying Ghost dalla 5 in poi, ma forse anche la 4, e anche su questa versione ovviamente abbiamo la possibilità di utilizzare il wifi. Qua ci sono tutte le istruzioni per poterla collegare, basta fare un'associazione con il codice IP, insomma il collegamento è semplicissimo, ma ve ne parlo anche nella recensione della Flamebear Reborn, quindi andate a guardare anche quella recensione per poter capire come funziona il tutto. Avendo il sensore di fine filamento, ovviamente nel caso in cui dovesse finire o anche nel caso in cui dovesse andare via la corrente, la stampante si fermerebbe e riprenderebbe dallo stesso punto in
cui si era interrotta mentre stava stampando. E questo come si monta? Allora, bisogna inserire all'interno un cilindretto, cioè questo foro, a mo' di ombrello, si fa scattare, dopodiché si incastra semplicemente facendo combaciare queste sporgenze con queste piccole rientranze che abbiamo qua nei vari angoli. Quindi si posiziona in questo modo, si incastrano i primi due, poi si incastrano gli altri due nella parte posteriore e abbiamo quindi la nostra copertura che ci permette di mantenere costante la temperatura all'interno della stampante, protetta nella parte frontale da questo plexiglass e da questa copertura che ci aiuta appunto nel caso in cui dobbiamo stampare dei filamenti che richiedono una temperatura costante. Questa stampante mi è piaciuta, ovviamente come vi ho detto poco fa farò tante altre prove, ma ci tenevo innanzitutto a farvela conoscere. È l'evoluzione della Ghost 5, ma ancora per esempio sullo slicer cura non è presente il profilo, quindi nel manuale di istruzioni ricchissimo che vi aiuta anche nel montaggio, ma ragazzi non è necessario perché sono davvero 4 viti e si monta in 2 minuti, ci sono tutte le istruzioni sia per quanto riguarda il menu, pure quello intuitivo, che per quanto riguarda le impostazioni da dare su cura. Quindi ci dice esattamente quello che dobbiamo scrivere su cura per quanto riguarda il comando start g-code eppure end g-code, e in questo caso dopo aver dato tutte le impostazioni avremo il nostro slicer che può lavorare tranquillamente con la Ghost 6, che a differenza appunto della Ghost 5 per esempio al Direct Drive, quella invece era Boyden. Quindi ancora più avanti ci sono alcune informazioni per quanto riguarda il corretto livellamento che va fatto con le rotelline, quindi da questa parte abbiamo le rotelline che si possono avvitare e svitare. L'unica cosa, vi ricordo che sulle Ghost, tutte quelle che ho provato, quando calibrate la parte sinistra poi dovete tornare sulla destra più volte. La Ghost ha questa particolarità rispetto a tutte le altre stampanti, richiede qualche minuto in più per poterla calibrare, ma una volta calibrata va, è una meraviglia. Ragazzi, cosa dire, io vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poterla vedere. Spero di ottenere anche un codice di sconto per farvela pagare un pochettino di meno. La stampante mi sembra valida, se vi piace andate a dare un'occhiata ed eventualmente acquistatela. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate qua giù sul tastino iscriviti, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.